Come da tradizione, anche quest'anno a EICMA si sono dati appuntamento i migliori customizzatori italiani e non solo. Ruote ricavate dal pieno, carrozzerie cesellate e rifinite a pennello, selle cucite a mano, insomma spazio alla fantasia per realizzare pezzi unici e distinguersi da tutti gli altri. Uno degli ospiti più graditi di questa esposizione è certamente Bobby Seeger del team newyorkese Indian Larry Motorcycles, che ha sede nel quartiere newyorkese di Brooklyn. Le sue trasformazioni cominciano dal telaio, che Bobby è in grado di plasmare come fosse una scultura, dando origine a delle vere e proprie opere d'arte su due ruote. Ma la sfida era fare un prodotto, diciamo, di livello da una base modesta, quale un BMW R65, che è la motorizzazione appunto di questa motocicletta qui, riuscire a realizzare una moto, una special che si differenziasse un po' da tutte le altre special. E quello che colpisce subito è la carrozzeria completamente fatta a mano in alluminio. Dopodiché sono state sostituite le piastre, che sono state realizzate homemade, i foderi delle forcelle, la ruota posteriore ricavata da un billet di alluminio e di ottone, tutta una serie di particolari in alluminio e in ottone che poi rappresentano la moto per quello che si vede. Stile d'arco o semplicemente grezzo, come ci racconta il capo officina Matteo per le moto firmate da Punto di Fuga, PDF e motociclette. A ben guardare di grezzo tra le due ruote esposte c'è ben poco, anzi spiccano veri e propri gioielli, tra cui carrozzerie cesellate a mano e una rarissima Vincent del 1951, a cui è stato aggiunto un cilindro, passando da 500 a 1000 cm cubi, e dotata di bellissimi cerchi in alluminio a raggi senza nippoli. Vibrazioni Art Design carrozzano invece le moto partendo da bidoni di latta. Tutte le scocche, le sovrastrutture delle moto che andiamo a realizzare sono appunto realizzate a mano partendo come base di materia prima dai bidoni recuperati dell'olio. Facciamo appunto queste customizzazioni di moto partendo da basi, diciamo, non troppo blasonate dal punto di vista storico ed economico, e quindi in questo modo riusciamo a concentrarci sulla modifica appunto della moto in sé senza avere troppe diciamo spese e soprattutto anche remore dal punto di vista stilistico. Possiamo intervenire come vogliamo senza troppi rimpianti, ecco.